Ciao gente! Ben ritornati finalmente in questo secondo episodio di GTA Online. Vi avviso che purtroppo non sono molto portato nelle modalità online dei videogiochi, ci tengo molto a giocare in single player, perché in questo modo posso divertirmi senza rompimento di balle. Venendo al nocciolo della situazione, siccome sono al verde, a sto punto mi tocca rapina qualche negozio del cazzo per racimolare un bel po' di verdoni, quindi passiamo alla prima vittima da rapinare. Che vergogna! Un tizio che va a rapinare un negozietto del cazzo perché al verde gli servono i soldi. Io gli darei l'ergastolo! Mani in alto figlio de suca minchio e dammi tutti i soldi. Muoviti che non abbiamo tutto il giorno, che ho già gli sbirri alle calcagna. Sì, un attimo, ma perché ti interessa così tanto rapinare un negozietto del cazzo? Perché c'è la crisi, genio. Ora dammi tutti i soldi, prima che ti faccio un buco nuovo oltre al buco del culo che ti ritrovi. Bene, ti ho dato tutti i soldi ma ora vattene, però caro coglionazzo, hai già gli sbirri alle calcagna. Come farai a scappare adesso? Per la Madonna madonnissima! A tutte le fottutissime unità! C'è uno sfigato che ha rapinato un negozietto del cazzo! Fermatelo ed ergastolatelo al più presto possibile! Chi lo prenderà, potrà fare il gioco della saponetta a luci spente! Maledetto figlio di puttana! Non bastava quella rossa puttana a metterci i bastoni tra le ruote e anche quel cazzone di God, ora pure tu ti ci metti! Non permetterò che ci saranno rompimenti di coglioni a creare caos in questa città. Stavolta intensificheremo la polizia e la pena dell'ergastolo diventerà più intensa. Ma guarda cosa mi tocca fare soltanto per un po' di dollaroni. A saperlo prima me ne andavo in Italia a vendere il cocco in spiaggia. E gridare, cocco bello, cocco fresco. E invece sto qua a rischiare la vita per pochi spicci che ho rapinato. Vabbè dai, almeno sono riuscito a seminare gli sbirri minchia, quindi vi attaccate a sta minchia. Fuori i big money, brutto figlio di una puttana inculata malissimo. Ok, ma calmati. Dammi il tempo di prendere tutti e sordi e poi te ne fili via. Non so perché i ladri ci tengono a rapinare sto negozio. Muoviti brutto stronzo, che ho già gli sbirri attaccati al culo. Non farmi perdere la pazienza, o premo sta minchia di grilletto che anche a te ti faccio un buco nuovo oltre al buco del culo che ti ritrovi. Ma chi è il bastardo che mi ha sparato? Ma porca puttana, manco una rapina in santa pace e qualche coglioncello mi spara addosso. Ma fatevi un poco un cartoccio de cazzi vostra. Ecco. Mo me tocca pure semina gli sbirri. Li mortacci loro, ma vedi mo se non devono farmi incazzare sti infami. Buttanazza la miseria. Anzi lo dico pure in napoletano. Sangue chi t'è muort. Siete degli incapaci? Mi fate sfuggire un inetto che ha soltanto rapinato un negozietto da 4 soldi. Ora che ci penso dovrei licenziarvi. Non sapete fare un cazzo. La cosa che mi sorprende è che quella rossa stronzetta non so dove si sarà cacciata. Appena la becco lo ergastolo anche a lei. Abbiamo un conto in sospeso con lei. Bene gente, non chiedetemi perché mi trovo in mezzo a una sparatoria. Ho iniziato una missione per conto di Gerald. Speriamo bene. L'ultima volta che avevo fatto una missione per conto di Lamaro Montenegro non è andata come speravo. Come vedete in GTA Online non è che sono molto bravo. Come infatti sto giocando questa missione a livello di difficoltà normale. Ma siccome sono un abbo nei giochi online, magari avrei dovuto giocare a livello di difficoltà facile, giusto per proseguire con la storia. Sì, però che cazzo e crepate stronzetti, dai, non vedo l'ora di concludere al più presto questa missione. Pretendo di essere pagato bene e di mangiare in una maniera decente. Dai su bambini, che il mese prossimo sarà un mese ricco di date d'uscita tra giochi Nintendo Switch, PlayStation 4 e altro. Ma dato che sono felice come un bambino che ha ricevuto il regalo di Natale più bello del mondo, quando hanno annunciato la data di uscita su Final Fantasy VII Rebirth, non posso più che essere soddisfatto alla grande. Sono talmente in estasi che non appena torno a casa mi farei talmente un gran segone che farei un fiume di sborra per la gioia che provo per il fatto che è stato finalmente annunciato quella data di uscita. Ragazzi, ma che minchia fate? Vi fate uccidere da questa mezza sega? Anche tu a rompere le palle a San Loquendas? Non bastava la stronza rossa a metterci i bastoni fra le ruote. Ora ti ci metti anche tu.
Ora ti faremo vedere che è sbagliato mettersi contro di noi. Vedrai che non ne uscirà vivo. Ti conviene preparare il tuo ano schifoso che il nostro capo te lo sfonderà di brutto. Ma io vorrei tanto capire chi cazzo è sta tizia rossa che citate in ogni secondo. Mi sa che non mi resta che scoprire. Di sicuro sta tizia rossa sarà una tipa cazzuta. È come infatti un mio vecchio amico me ne ha parlato. Si dice che Hasan Loquendas ha lavorato con quel coglioncello di Lamaro Montenegro. Non è che la stessa sorte toccherà anche a me? No, io non ci tengo. Ma visto che sono al verde, mi sento obbligato a lavorare per quel cazzone. Se non fosse per il fatto che quel cazzone di Lamar mi sta simpatico, lo avrei già spedito all'altro mondo, se vabbè. Ma l'altro tizio che mi stava facendo che sta combinando? Sta facendo un pisolino? Ah no, eccolo qua. Muori anche tu, già che ci sei. Madonna, che cosa mi tocca fare per guadagnare un bel po' di big money? Ma penso che questo lavoro sporco pur sempre qualcuno lo potrà fare. E voilà. Abbiamo fatto piazza pulita. Passiamo al prossimo covo dei coglionazzi. Dai che se non fallisco sta missione, me ne vado ovviamente a troie. Non vedo l'ora di farmi spompinare da una gnoccona da paura dopo averla conosciuta in uno strip club e ovviamente ricevuto il suo numero. Sarà una splendida avventura a letto. Spero soltanto che il letto non sarà macchiato di sborra o altrimenti mi tocca pure lavarlo. E a quanto pare anche oggi mi sento uno sporcaccione. Agagagagaga, non c'è che dire, ecco. Le mie ultime parole famose. Già mi stanno bucando peggio di un tossico. Ma li mortacci vostra. A saperlo prima me ne stavo a casa a spararmi una bella puntata di Dragon Ball e vedere quel ritardato di Goku trasformarsi in Super Saiyan per la prima volta. E invece, sto qua a rischiare la vita soltanto per 4 dollari del cazzo. Che vergogna! Un tizio che avvia una sparatoria contro un altro Jeong. Io gli darei l'ergastolo! Anzi no! Ma che dico! Finalmente stai facendo un'azione buona! Sbarazzati di tutti questi sciocchi di questi criminali da 4 soldi. Dei tipi come te hanno bisogno di liberare questa città del cazzo da questi luridi criminali. Ma visto che forse hai intenzione di unirti con quella maledetta rossa stronzetta non si può fare. Che palle, un altro che vuole giocare a diventare un pezzo forte della città. Ma ti assicuro che non diventerai mai un pezzo forte come quella rossa stronza. Stavolta manderò più sbirri ergastolanti pronti a farti il culo quadrato. Così quando ti beccheranno i detenuti ti svergineranno analmente sotto la doccia. Muaa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 
sangue sotto la doccia. Omino di merda. Dimmi una curiosità. Ma chissà quanti cazzi in culo ha preso tua madre prima che facesse un aborto come te. Non capisco come cazzo fanno la gente a sopportare un omino merdoso come te dal 2009 fino ai giorni nostri. Mistero della fede. E per giunta, come visto prima, sono morto come un handicappato. Ma io non ci posso credere. E pensare che fino ad adesso stava andando fin tutto liscio. Ve l'avevo detto che nella modalità online dei videogiochi sono veramente una mezza sega e sono più portato nei videogiochi in single player. A quanto a te, omino di merda, non so perché hai tutta sta fissazione per quella rossa che continui a nominare. Immagino che avete avuto una nota rivalità o sbaglio. Ma a te cosa cazzo te ne deve importare? Tanto adesso stai per morire. Come ho già detto prima, stavolta non permetterò a nessuno che qualcun altro tenta di diventare l'ennesimo pezzo grosso della città. Mi basta soltanto quella ficca in asso della rossa stronza che ho perso il conto di quante volte mi ha umiliato. Se un giorno riesco a intracciarla, gli do l'ergastolo anche a lei. Nessuno, dico nessuno, deve mettersi contro la polizia ergastolante di San Loquendas. Eccetto tu, stronzetto, che sei appena sbarcato a San Loquendas e già inizi a fare il tipico gangster della minchia. Ma andatevene a fanculo tutti quanti. L'ordine dell'ergastolo non approva i coglionazzi come voi. Stavolta sarà diverso. Faremo di tutto per fermare tutti i vostri affari illegali. Ragazzi, lo abbiamo messo alle strette. Ora o mai più. Ammazziamo male a sto coglionazzo. Te ne pentirai di esserti messo contro di noi. Il nostro capo ti farà un culo quadrato appena ti beccherà.
Adesso prepariamo la vasella, così ti sfondiamo quel tuo buco del culo che ti ritrovi. Ma non è possibile. Questa è la seconda volta che fallisco una missione. Ve l'avevo detto che sono una mezza sega nei giochi online. Porca troia. Eppure non stava andando male. E che cazzo? Godo a vederti strisciare come un verme. Adesso che cazzo farai ora che ti abbiamo messo alle strette? Ragazzi, è il momento. Mettiamolo nel culo senza vasella. Qua ci vogliono le maniere forti. Togliamo la vasella. Questo qui merita di essere inculato senza vasellina. Prepara il tuo ano schifoso brutto stronzo, che ora vengo da te con il mio 25 cm duri duri. No. E mo mi avete fatto incazzare. Su forza stupido burino di un negoziante. Ma vedi se non posso completare una missione in senza che qualcuno mi rompa il cazzo. Mo talmente che mi sto a girare e coglioni che tra poco ammazzo pure il negoziante. Muovete a sganciare sordi che me girano e cogliones. Sì, ma aspetta un attimo. Perché questo accento romano, se posso sapere? Ops, per sbaglio ho premuto il grilletto. Mi dispiace ma non lo saprai mai. Fai un bel viaggio all'altro mondo. E salutami tanto Re Hammer dall'aldilà quando lo incontri, agagagagaga. Bene gente. E anche questo secondo episodio su GTA Online volge al termine. L'unica consolazione di questo episodio è di essere riuscito a rapinare sti negozietti del cazzo, visto che non c'ho manco un dollaro bucato. Ci becchiamo alla prossima.